Buongiorno, oggi è martedì 25 ottobre del 2016. Continuiamo sullo Spirito Santo. Ci troviamo in Giovanni al capitolo 16. Al versetto 11 Gesù fa una dichiarazione molto importante dicendo: avrei molte cose da dirvi, ma non sono ancora alla vostra portata. Avrei molte cose da dirvi, ma ancora non siete pronti per ascoltarle. E Gesù stava parlando della persona dello Spirito Santo. Stava dicendo: avrei ancora molte cose da dirvi riguardo pure lo Spirito Santo, ma non siete pronti. Voi sarete pronti soltanto quando avrete lo Spirito Santo, cioè quando lo Spirito Santo verrà su di voi. Grazie a Dio, lo Spirito Santo ormai è stato dato, quindi è sopra ogni carne, è stato sparso sopra ogni carne, grazie al sacrificio di Gesù, non grazie alla nostra abilità o alla nostra dignità personale, non per le nostre proprie opere. Gesù ha detto: infatti io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro consolatore. Il consolatore è stato dato ed è stato sparso sopra ogni carne grazie all'opera di Gesù, non grazie alle nostre preghiere o grazie alla nostra intercessione, alla nostra bravura o santità. Abbiamo lo Spirito Santo e oggi siamo in grado di poter ricevere. Ma è anche vero che c'è un principio fondamentale che Gesù spiega e rivela in quel passo, cioè che la nostra vita, in un modo o in un altro, che ci piaccia o no, è fatta di stagioni. Ci sono dei momenti in cui succedono cose nella nostra vita, in cui magari noi non comprendiamo pienamente ed esattamente quello che sta accadendo. E noi vorremmo avere la risposta per ogni cosa. Ci sono tante cose che lui vorrebbe dirci, ma ancora non sono alla nostra portata. Io penso senza problemi alla mia vita, quante cose mi avrebbe fatto piacere sapere, cose che so ora, magari 10 anni fa. E io non so come avrei reagito 10 anni fa, però probabilmente non mi avrebbero fatto tanto bene. E allora ci sono delle stagioni. Gesù ha detto: avrei tante cose da dirvi, ma non sono ancora alla vostra portata. Ma quando verrà Lui, lo Spirito Santo, lo Spirito della verità, Egli vi guiderà in ogni verità. Oggi noi abbiamo lo Spirito Santo e possiamo reclamare quella guida, possiamo reclamare quella sapienza. La cosa brutta è quando gli esseri umani devono dipendere sempre da altri esseri umani. Vedete, quando noi leggiamo in Genesi al capitolo 1, noi vediamo il disegno principale di Dio. In realtà non era mai stata la volontà di Dio che un uomo insegnasse un altro uomo. Non è mai stata la volontà di Dio che nel piano originale di Dio che una persona canta e tutti gli altri debbono essere edificati o ispirati o incoraggiati a stare nella presenza di Dio perché attraverso canzoni o attraverso predicazioni questo potesse stimolare il nostro desiderio. L'uomo è stato creato per vivere singolarmente nella presenza di Dio e per vivere singolarmente una vita di totale dipendenza senza dipendere da altri. Infatti, Cristo è venuto a restaurare il regno di Dio e a restaurare il regno di Dio dentro di noi e a mettere ogni singola persona nella posizione personale di poter ascoltare, ricevere direttamente dallo Spirito Santo. La Chiesa, infatti, non è il fine dell'opera di Dio, ma è un mezzo per riportare l'uomo ad una posizione, ad una comprensione, ad una realizzazione personale della propria identità, della propria eredità e della propria autorità. Tutto quello che Gesù ha fatto non è il fine, tutto quello che Gesù ha fatto è un mezzo che Dio usa per riportare l'uomo nella sua presenza, per riportare l'uomo ad una totale, piena consapevolezza. Infatti Gesù ha detto, Gesù non ha mai detto cercate me. Gesù ha detto cercate il regno di Dio e la sua giustizia. Gesù è il mezzo, Gesù non è il regno, Gesù è la porta che ci porta al regno, e tramite Cristo noi entriamo in questo regno nel quale ognuno di noi, come piano originale di Dio, riprende la propria consapevolezza della
della propria identità, della propria eredità e della propria autorità. Siamo stati creati per dipendere totalmente dallo Spirito Santo. Gesù un giorno ha detto ai suoi discepoli: a voi è dato di comprendere i misteri del Regno dei Cieli. Oggi che abbiamo lo Spirito Santo possiamo reclamare questa conoscenza, possiamo reclamare con tutto il nostro cuore questa saggezza, questa rivelazione, questa comprensione piena. E anche se ci sono cose che magari noi non siamo pronti per ricevere, ma lo Spirito Santo potrà comunicarci sicuramente alcune verità che ci portano passo passo ad una comprensione. Quando si getta un seme non diventa albero da un giorno all'altro, c'è un processo di crescita, c'è un processo di maturazione, ma la volontà originale di Dio è che ogni essere umano possa realizzare e comprendere in maniera personale la propria identità. Quindi oggi, se stai vedendo questo video, il fine di tutto non è questo video o la meditazione, chiaramente, ma il fine di tutto è, questo è un mezzo, è un modo, uno strumento che lo Spirito Santo sta usando per fare comprendere a te, a me, a tutti quanti, che alla fine tu personalmente puoi dipendere totalmente e assolutamente dallo Spirito Santo. Tu puoi ascoltare la voce di Dio nel tuo cuore, tu puoi essere ammaestrato, tu puoi essere diretto, guidato, ispirato in maniera personale, senza bisogno di qualcuno che ti dia indicazioni. È chiaro, oggi abbiamo bisogno di una crescita e abbiamo bisogno di una maturazione, ma il piano originale di Dio è che dal primo momento noi possiamo totalmente dipendere dalla sua presenza. Allora viviamo questa consapevolezza e chiediamo allo Spirito Santo di portarci in profondità, perché ci sono cose grandi e impenetrabili che ancora noi non conosciamo. Vorrei concludere infatti con queste parole che Dio dice tramite Geremia, al capitolo 33, il versetto 3: invocami ed io ti annunzierò cose grandi e impenetrabili che ancora tu non conosci. Dio vi benedica, buona giornata.